ciò che gli uomini, per il semplice passare del tempo o per i cambiamenti che nella vita ci sono, dimenticano o perdono. Lo spettro è il duca a ricercare il tutto, che là non era sceso a quell'effetto. Dall'apostolo santo fu condotto in un vallon fra due montagne di stretto, ove mirabilmente era ridotto. Ciò che si perde o per il nostro difetto o per colpa di tempo o di fortuna, ciò che si perde qui, là si raguna. Non pur di regni o di ricchezze parlo, finché la ruota è stabile e lavora, ma di quel che in potere di Thor di darlo, non ha fortuna, intende e voglia ancora, molta fama e là solo, che come tarlo il tempo a lungo andar qua giù divora. Là sui infiniti pieghi e voti stanno, che da noi peccatori a Dio si fanno. Le lacrime, i sospiri degli amanti, l'inutile tempo che si perde al gioco e l'ozio lungo di uomini ignoranti. Vani disegni che non ha mai loco, i vani desideri sono tanti, che la più parte ingombran di quel luogo. Ciò che insomma qua giù perdesti mai, lassù salendo ritrovar potrai. Un elenco di tutto quello che si trova sulla Luna sarebbe certamente troppo lungo, tanto vale allora dire che cosa invece non si trova. Di sicuro, perché non si. Fai prima di dire quello che non c'è. E cosa non c'è, quindi qualcosa di cui di certo non ci si dimentica, sol la pazzia, non v'è poca né assai, che sta qua giù, né se ne parte mai. Se la pazzia manca sulla Luna perché sembra tenacemente attaccata alla Terra, non altrettanto si può dire del senno. Abbiamo detto che il senno è sulla ragione. A noi pare di possederne sempre nella massima quantità, tanto che non preghiamo mai Dio per ottenere il senno perduto, ma lì, sulla Luna, ce n'era una montagna vera e propria e da solo occupava più spazio di tutte le altre cose messe insieme. Quindi se lascio aperto qualcosa che tende a evaporare, esalare vuol dire evaporare, cosa ne succede? Qualcosa di marine. Cosa succede? Evapora. Atta a esalare vuol dire questo, che è fatta per essere respirata, quindi inalata, e se lasciamo aperto il flaconcino, in un attimo evapora. Come sono queste ampolle tutte uguali? Cosa dice? Forza! Più piccole, più grandi, con vari diversi contenuti. E così tutte le altre abbiamo scritto anche il nome di coloro di chi fu il senno. E così tutte le altre avevano scritto anche il nome di coloro che furono i proprietari del senno. Del suo gran parte vide il duca Franco, ma molto più maravigliato Tenno, lo fecero, è un latinismo, molti che gli credea che dramma manco non dovessero averne, qui ridenno chiara notizia che ne tenea poco, che molta quantità era in quel luogo. Altri in amaro lo perde, altri in amaro lo perde, cosa vuol dire? Amare da pazzi. Ma perché si usa questo termine? Perché quando si ama si fanno cose che magari senza essere innamorati si non si fanno. Altri in amaro lo perdono, qui altri è usato come alcuni. Alcuni è anche qui un latinismo, alter, che vuol dire, cioè viene utilizzato proprio come noi utilizziamo alcuni. Quindi alcuni in amaro lo perde, altri in onori. Altri in cercare, scorrendo il mar, ricchezze, altri nelle speranze dei signori, altri dietro alle magiche sciocchezze, altri in gemme, altri in opere di pittori, ed altri in altro più di altro prezze.
di sofisti ed astrologi raccolto e di poeti a corte ne era uno.